So low for me. It's so low for me. Buongiorno a tutti, bentrovati qua su Radio Covid 19. Primissima volta. Spero di intrattenervi con varie risate, tipo. Non ti strozzare. Allora ragazzi, se avete domande da fare, se avete qualcosa da dire, se non volete dire niente, volete solo scrivere, ovviamente potete solo scrivere perché video chat in diretta così non ce n'è. Questa è la prima radio Covid-19 per intrattenere voi, perché voi dovreste stare... rimanere a casa! Lo so, dobbiamo rimanere a casa. Questa è una radio che si può ridere e scherzare. Infatti questo ride, questo qua ride sempre. Mi sa che si sta anche strozzando, If you reach a little deeper, if you reach only,
question where I go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Benvenuti qui su Radio Covid-19 per intrattenere voi. Possiamo dire quello che vogliamo? Qui su Radio Covid-19. Keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Ciao Davide, come stai? Raccontaci quello che stai facendo. Vogliamo saperlo tutti, eh? Tutti lo vogliamo sapere. Io lo voglio sapere. Allora, io lo voglio sapere. Allora, volevo dirvi che allora, siccome che bisogna stare a quanto ci ha fatto divertire questa canzone. Allora Davide dice che sta giocando a Pac-Man con sua figlia. Bravo, bravo. Dai quei valori lì, quei valori importanti. Pac-Man è stato il nostro, forse i primi giochini, non lo so. Grandissimo, dai il buon esempio, grande. Perché ricordiamoci tutti che No, non sono le mie musiche solite, queste qui è una radio diversa, vogliamo diciamo cambiare un po' la situazione, no? Questa è da considerarsi nuova, quindi questa qui è nuova, ripartiamo da quello che ci piace di più, no? Quello che ci piace di più è la musica 90, anni 90, quindi come tu ben sai. Let's do it. Ciao Sergio, come stai? Come tu ben sai, così è, ci piace, bisogna portarla avanti, quello che ci piace, le passioni, tutto quanto. Ditemi se si sente bene.
In teoria sì, perché vedo dal monitor che si sente bene, quindi in teoria si sente bene. Però volevo la conferma anche da voi, giusto per interagire un po' di più con questa radio nuova, Radio Covid-19. Qui nei pressi di Arona, non posso dire dove, però nei pressi di Arona è nata Radio Covid-19. Mi piacciono queste voci qua e poi anche questi effetti qua, tipo, no? La storia l'abbiamo fatta noi con gli anni 90, grande Davide. Dillo a tutti, condividete il video, fate girare questa radio, che sarà, fino a che dura il virus, durerà questa radio, per intrattenere voi. Vi ho spaccato le orecchie, penso. Allora, per i nuovi che stanno arrivando adesso, che sono entrati, questa è Radio Covid-19, con tanti scherzi, no? Prossimamente, non oggi. Saranno delle cose nuove più avanti. Ciao Giuseppe dalla Sicilia, in teoria così mi diceva, però l'altro ieri voleva fare il pizzaiolo qui a, voleva fare qua il pizzaiolo alla cicognola a Castelletto Ticino, dalla Quercia Beach voleva fare il pizzaiolo, ma lui in teoria è in Sicilia. Un saluto, un abbraccio, scherzando ovviamente, lui stava dicendo. Ditemi se sente bene. Ah, una cosa che volevo sapere, chi ha smesso di fumare e chi ha ricominciato con le sigarette? Chi ha ricominciato con le sigarette? Chi ha iniziato a fare ginnastica? Chi ha comprato un tapirulan ultimamente? Chi ha comprato cose nuove in casa per tenersi occupato? Ecco, queste cose qua ci piacciono, vogliamo saperlo. No? Sì, mi dicono anche, volevano sapere se c'erano... Se c'erano le ultime novità, nel senso chi si è lasciato, chi invece si è fidanzato online, chi fa sesso online, vogliamo sapere anche chi fa sesso online. Io voglio sapere. Anzi, dopo voglio anche l'indirizzo. Thank you.
Un saluto a Davide, il cognome non lo dico, comunque a Davide, un altro Davide che sta guardando la diretta, un mio carissimo amico, ti saluto, ci manchi, noi parliamo con due al plurale, no? Noi. Un abbraccio e seguici sempre su Radio Covid-19, la radio nuova. Allora andiamo a far morire questa musica adesso, subito, come gli anni 90. Eccoci qua, che ci piace tanto, no? This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. For you. For you. Trovati qui su Radio Covid-19, la radio che fa intrattenere. Ma cosa ride questo qua? Questo qua ride, si strozza, va, si sta strozzando. Un consiglio, se volete collegare il jack del vostro cellulare, il jack allo stereo di casa, in teoria si dovrebbe sentire molto molto bene, almeno lo spero. Anzi, ciao Tecno, Tacmas, Christian. Ciao Christian, il mio carissimo commilitone di vecchia, vecchissima data. Un abbraccio. Ci stanno seguendo, insomma, dalla Sicilia, Calabria, Napoli e anche dalle parti di qua, Novara, Varese, insomma, bene, 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 bene. Sono contento, speriamo di andare avanti così. Perché ragazzi bisogna stare appunto. Davide dice gavirate. Allora, se non avete sentito quello che avevo detto prima, ve lo ridico. Vogliamo sapere le novità della vostra casa, della vostra vita, come è cambiata. Se avete preso Tapirulan per la vostra forma fisica, che non avete mai pensato di poter prendere. O una ciclette, o un qualsiasi attrezzo, uno step, qualsiasi attrezzo che vi può cambiare la vita in casa, vogliamo saperlo. Quanto l'avete pagato? Quanto è grosso? Quanto pesa? Sto parlando sempre dello step, eh? Allora,
Allora c'è da... allora c'è Christian dalla Calabria che dice che ha comprato un Cilum. Ci sta Christian, sono d'accordo con te, te lo appoggio, ma non spingo, così si dice. La bolletta della luce aumenta per tutti i dolci pane che fa mia moglie, quindi a te è aumentata la bolletta. Ma ti dirò, anche a me è aumentata la bolletta di brutto, ma non per i dolci. Questo lo dice Giuseppe Triolo dalle direttamente dalla Sicilia. Allora ci terremo qua in console solo per voi, direttamente nei pressi di Arona, ancora per una mezz'oretta. Se poi c'è tanto coinvolgimento, magari a oltranza, tanto possiamo fare quello che vogliamo. La radio del popolo, voi siete non solo i clienti che non comprano, che comunque non comprate, però se seguite comprate in un qual senso, e a noi ci fa piacere perché vi teniamo compagnia qui su Radio Covid-19 nei pressi di Arona. Davide, mi fai morire. Hai spolverato praticamente la ciclette. Come attacca panni? Ci piace. Quindi ogni qualvolta che scatta una barzelletta, una cosa del genere, parte una roba del genere. E anche Fabio ci ha raggiunto nei pressi di Cardana. Sei ancora a Cardana, se lo vuoi far sapere, se no tutto il mondo ci sta seguendo. No, non è un cazzo vero. Allora, chi se la ricorda questa? Scrivete. Mi stavo strozzando. Di musica ne abbiamo finché ce ne vuole, chi ce n'è, finché ce n'è. La facciamo diventare hardcore. Girl, listen to me. I wanna tell you now that tonight we are all inside the groove. I feel so cool. We don't reach our food, but we belong. Potete fare anche una roba tipo scrivete una barzelletta, non lunghissime, però vabbè, quelle che avete.
le scrivete, io le dico in radio e vediamo se riesco a dirla come l'avete pensata voi. Se l'ho detta male, pazienza, mi modificherò più avanti. Cercherò di fare meglio, sempre di più, solo per voi. Benvenuti qua su Radio Covid-19, dicevo. Per i nuovi arrivati, per i nuovi entrati, fateci sapere come vi è cambiata la vita, se avete comprato ciclette, tapis roulants, tappeti volanti, cappelli simpatici per stare a specchiarvi davanti allo specchio delle vostre brame. Se avete venduto la moto, non fatelo, ricompratevela, perché tanto prima o poi questo virus sparirà dalle vostre case, dalle vostre vite, dalle nostre vite, no? Perché ci sono anch'io. Un saluto a Davide che ci deve abbandonare, ciao, un abbraccio e ci sentiamo sempre qua su Radio Covid-19. Qui su Radio Covid-19, per quelli che sono entrati, questa è la prima diretta di Radio Covid-19 nei pressi di Arona. Una radio nata dal nulla per intrattenere voi, noi, loro. Non vogliamo qui, non la vogliamo Angela Merkel, no, Angela Merkel qui non ce la vogliamo. Per cui tutti quelli che amano Angela Merkel sono pregati di uscire ora.
Allora, se sapete una barzelletta, ditela qua su Radio Covid-19, scrivetela. Vediamo se fa notizia questa. Questa barzelletta, vediamo se riesco a raccontarvela io. Come l'avete pensata voi? È un po' contorta questa cosa che ho detto, eh? Però ovviamente sono contorto io, quindi è normale. Allora, nei prossimi giorni faremo un'intervista al telefono. Ovviamente adesso questa qui è la prima, quindi non abbiamo fatto questa intervista. Parleremo al telefono direttamente con qualcuno. Qualcuno che conta? Qualcuno che non conta? O qualcuno che divide? O moltiplica. Strozzati, eh. Per chi non lo sapesse, vorrebbe magari sentire la diretta un po' meglio, anziché sentirla dal telefono potete mettere, sì, ovvio, le cuffie, ma col Bluetooth attaccarsi allo stereo direttamente dalla macchina, magari andate giù in garage e ascoltate la radio lì, o direttamente col Bluetooth da, adesso non posso pronunciarla perché sennò parte, Alexa. Non si è attivata, meno male. Comunque potete anche fare questo modo qua, girare il telefono così e vederlo meglio. Adesso l'ho spento, benissimo. Ok, quindi si può fare sia così che in questo modo qua e sentirla come Dio comanda. In quel modo qui attaccarsi ovviamente dal jack, con un jack piccolo direttamente lì. Ma cosa ride questo qua? Tu qua ride sì. Benvenuti su Radio Covid-19, qui direttamente dai pressi di Arona.
you know that I will lie. Gonna get to you, it's gonna be alright. Benvenuti, questa è Radio Covid-19. Allora, vogliamo sapere come vi è cambiata la vita, ripeto, ovviamente è cambiata a tutti. Ovviamente qualcuno gli è cambiata anche tipo la voglia di fare. Però non bisogna perdersi d'animo, assolutamente non bisogna farla vincere, quella cosa che abbiamo dentro, sempre nascosta dentro di noi. Bisogna tirare fuori sempre il meglio di noi. Quindi quello che vogliamo saperlo, cos'è che ho detto? Quindi quello che vogliamo sapere è come vi è cambiata la vita? Nel senso, avete comprato una tapirulan, una ciclette, uno step, un asciugamano, un tappetino per mettervi giù a fare esercizi? Chi è che ha cominciato a fumare? Chi è che ha cominciato a fumare? Ha ricominciato a fumare? Tutte queste cose qui le vogliamo sapere qui su Radio Covid-19. Ma a voi vi sono arrivate le mascherine a casa? Anche qui nei pressi di Arona, il comune ha mandato le mascherine a casa. Ovviamente se vedevano, almeno penso che sia andata così, se vedevano sul campanello o sulla posta il nome, una mascherina, due nomi, due mascherine. È andata così anche per voi o ne davano due a random? Gotta hold on, gotta have some faith in me. Gonna get you by my side, we need tonight. Guess no one just felt the most love so deeply. A thousand light years is between us, popping and see. Gotta love so deep, so we can satisfy. I wanna give you life. Quanto mi piace stare qui con voi, ragazzi, non lo sapete? E allora ve lo dico io, mi piace tantissimo! Ma cosa ride questo qua? Ma cosa ride? Io non lo so. Mi strozza anche. The first time cosmic love me totally. Gotta hold on, baby, get with me tonight. Fatemi sapere se si sente bene la diretta dentro il vostro stereo in Bluetooth, come la state ascoltando nelle cuffie, nel vostro mega stereo di casa. Che stereo è? Vogliamo sapere
che marca è, che modello è, vogliamo sapere tutto. Benvenuti qui su Radio Covid-19, qui nei pressi di Arona, qui per tenervi compagnia. Cos'è che ho detto? Per tenervi compagnia. Posso fare anche il calabrese se volete, va. Il veneto, posso. Tu, voi ditemi, io imito, io faccio quello che dite voi. Ve ne siete accorti, c'è anche la traduzione direttamente qui sullo schermo, vi appare, però non ho capito bene veramente, perché io non l'ho messa. O sì, l'ho messa, forse l'ho messa, forse l'ho messa io, forse non l'ho messa io, non lo so. Penso sia la traduzione della musica. O sono i vostri commenti che non vedo? Domandone. Perché adesso c'è scritto benissimo, ma bene bene, ma non benissimo. Ok, i dubbi ce li ho, tutti. Se me lo sapete spiegare voi, se c'è un qualche tecnico tra di voi, il bello della diretta è anche questo. This is
mi stanno confermando che ci sono dei commenti filtrati che per la prima volta vedo ora. Ed è uno spettacolo perché sono veramente tanti, mi stanno arrivando da tutte le parti qua. Quindi benvenuti a tutti quanti. I'm a scat man. I'm a scat man. Ok, era una fake. Praticamente sta traducendo quello che sto dicendo io adesso in diretta. L'avevo messo direttamente nella pagina per i non udenti. Mi sono accorto anche che tante volte parlo veloce e tante cose non arrivano subito, quindi cercherò di parlare un po' più piano per far capire a tutti quanti quello che sto dicendo. No, non parlerò così, però comunque sì, abbiamo scoperto l'arcano, pensate, l'avevo fatto io e non sapevo di averlo fatto. Ottimo, bene. So check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Benvenuti qui su Radio Covid-19. Radio per tenervi compagnia, tenere compagnia a tutto il popolo di Facebook e non. Condividete a bombazza tutti quanti per far crescere questo tipo di musica o altra musica, faremo musiche diverse, intrattenimento, telefonate con dei personaggi che non vi svelerò ora, che però loro comunque sono stati avvertiti e faremo nei prossimi giorni qui su Radio Covid-19. Mettete mi piace alla pagina Facebook, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina Radio Covid-19. Senti come fa, la musica, quella che ci piace a noi. Allora, voglio sapere a quanti non hanno pagato il biglietto per le vacanze, quanti hanno perso soldi purtroppo con questa situazione, che non gli hanno rimborsato il biglietto, maledetti, con tutti i soldi che gli diamo. Volevo sapere questo da tutti voi, se ci sono notizie, vicini di casa che magari non si comportano molto bene, magari vanno in giro tutti i giorni a fare la spesa, o ditelo qua, sputtaniamoli, va bene? Sputtaniamoli. Qui è anche un modo per denunciare tutto. Thank you.
Ragazzi, dovete stare. Avete capito? Questo lo dice quello che stava sul balcone. Ve lo ricordate quello che stava sul balcone? Ecco, ebbene, era lui. Mettiamo giù un pezzo per far ballare. Ecco, ecco, questo qui è un modo anche per intrattenervi in quel modo lì. Far se volete vi metto anche l'hardcore, perché è un po' più per fare un po' di attività fisica, no? Vi metto un po' più, se volete, se volete vi metto un po' più. Allora, con madri con bambini, questo è il momento di ballare. Siamo qui in diretta dalla stazione mobile e non di Radio Covid-19. Qui in console con DJ Takmas per farvi divertire a vostra disposizione. Però adesso vediamo se sono d'accordo anche i bambini di questa cosa che vogliono fare le madri. Che vogliono fare le madri. Siete d'accordo, bambini? No, non sono d'accordo. No! Non sono proprio d'accordo. Oh madonna, ma che? No! No, ma così! No, ma così! Non sono d'accordo, non sono d'accordo i bambini, ma adesso vedrete che adesso devono...
questa canzone come si faceva negli anni 90. Senti qua come va giù. Senti come... Sì, sì, la facciamo morire, l'abbiamo fatta morire. Ma questa qui non era... Qualcuno me lo può confermare, perché... No, stavo ridendo per un'altra cosa. Non era nel film X-File la sigla? Non era la sigla di X-File? Datemi conferma. Non ti si vede, amore. La mia dolce consorte che mi sta sopportando. Ti vuoi far vedere? Assolutamente sì. Oggi è il compleanno della mia mamma. È il compleanno della mia mamma. Fa esattamente anni. Tanti auguri, mamma! Mi fa gli auguri anche Beatrice. Allora, mi dicono che dovete tutti a casa. Attenzione che arriva una cosa, arriva un pezzo bellissimo. Se avete novità, ditele qui, scrivetele in chat. Se volete denunciare qualcuno, qualcosa, qualche incorrettezza, qualcuno che ha fatto lo stronzo, noi ci siamo qui apposta per rompere le palle a tutti quelli che si comportano male. Nel senso, se non che se vi sta sul cazzo uno ve lo dite qua, no. Se volete denunciare qualcosa, qualche incorrettezza, in uno studio di avvocato, tipo, adesso non ci andate, però se c'è qualche cosa che non va, potete scriverlo qua e lo diciamo direttamente davanti a tutti quanti. Noi peli sulla lingua non ce l'abbiamo sul culo. Loving time.
Benvenuti qui su Radio Covid 19. Per voi DJ Pacca. Quanti di voi passeranno come me, come sottoscritto, il compleanno in casa? Quanti l'hanno già fatto? Chi l'ha già fatto gli faccio gli auguri. Chi lo fa oggi come la mia mamma? La mia mamma fa oggi gli anni. Ovviamente gli abbiamo spedito il pacco a casa. Non posso essere con te mamma, mi spiace veramente un sacco, è la prima volta in tutta la mia vita. Ma purtroppo è così, perché ragazzi bisogna... Tutti a casa! Bisogna... Forte abbraccio a Brescia, Bergamo, tutti quei paesi che sono sotto attacco. Siate forti e mi raccomando, appunto. Pensate quanto sono fortunati quelli del Grande Fratello, che stanno lì beati e non possono essere contagiati. Però se è vero che se è vero che rimane nell'aria 3 ore, come hanno detto, anzi vorrei parlare con qualcuno che ne sa davvero di queste cose in specifico, un dottore, un esperto, per sapere effettivamente se è vero che rimane 3 ore, ma veramente 3 ore, è tanto 3 ore. Ciao Domenico, un abbraccio. I'm on the air.
dance. I know the lands. I work real hard to collect my cash. Tick, 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 take the time. When I'm going for mine. Open your ears and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit. Sto per smontare il microfono. Questa qui era la musica del Muliro, almeno io me la ricordo, il Mulir Rouge di Laveno Mombello. Che peccato, ragazzi. Riapriamo Laveno Mombello per far ballare la domenica pomeriggio. Tanto dobbiamo ricominciare da zero, capito? Quando ripartiamo, ricominciamo da zero, ragazzi. Mettetevelo in testa, fino estate. Ricominciamo da zero, ritorniamo bambini, ritorniamo al Moulin Rouge, all'Aveno Mombello. Chi se lo ricorda all'Aveno Mombello, il Moulin Rouge? Partivamo da Besozzo col treno o in autostop, a rischio e pericolo della gente che potevi incontrare. O se no, se non ti caricava nessuno, te la facevi anche a piedi. Quanti se la sono fatti a piedi? Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road, I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No feeling too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me cause I said off. I'm making techno and I'm proud. Ecco qui che facciamo morire un pochettino come si faceva una volta. Tac, mi piace troppo. Va bene, la smetto. I can't get no sleep. C'è un bambino che sta ridendo, io non so dove è. L'ho sentita anche lui. Mi raccomando, andate a mettere mi piace alla pagina Covid-19, Radio Covid-19. Ciao Antonio, ciao! Ok, i commenti arrivano magari, ma arrivano un po' più tardi, però vabbè, si apre. No, no, arrivano giusti, è questo che va in ritardo. Ok, ci siamo, a posto. Ok, quello che vedete sopra e quello che dico io viene tradotto, viene diciamo scritto per i non udenti. L'abbiamo fatto per tutti, non udenti, non vedenti, almeno chi ascolta, ascolta, chi non ascolta, non ascolta. Semplice?
Condividete il video qui su Radio Covid-19 e mi raccomando, siamo ancora in compagnia fino alle 7:30, facciamo dai 19:30, dopodiché niente, si va a mangiare e poi quel che succederà succederà, poi magari film, state insieme con la famiglia, non abbandonatela, anzi ritrovate, cercate di ritrovare voi stessi dentro la famiglia. Ve lo dirò sempre perché è positivo, quindi va fatto, giusto? Ragazzi, concludiamo qui questa sessione su Radio Covid-19 e ci vediamo alla prossima. Questo è stato l'ultimo pezzo. Ciao a tutti e veramente grazie per questo coinvolgimento, diciamo.
di gente che ci ha seguito per la prima volta qua su Radio Covid-19. Grazie, grazie, grazie.